Eccoci al nostro consueto appuntamento con Biagio Mannino, buongiorno. Buongiorno Graziano, buongiorno, come va, come stai? Bene, 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 bene. Allora siamo pronti in questo San Valentino's Day per parlare di tante cose importanti che non c'entrano niente con San Valentino, fra le varie cose, ma comunque sono molto più importanti, io credo. Perché, caro Biagio, dobbiamo sicuramente fare il punto su quelle che sono state le elezioni di questo weekend che, insomma, da quanto abbiamo visto, continua questo trend negativo per quanto riguarda gli elettori, sempre più basso, siamo intorno al 32-33% se non vado errato, giusto? L'astensionismo è diventato una questione ormai determinante. Un po' più alta, diciamo, è la quota dei partecipanti al voto, perché nel Lazio si è raggiunto il 37%, in Lombardia il 41%, ma in ogni caso sono numeri veramente importanti per quanto riguarda un'attenta valutazione su questo fenomeno. Cosa che non sembra ancora agitare molto il mondo della politica, quantomeno non viene affrontato in ambito commenti da parte delle stesse realtà della politica. L'astensionismo è un segnale, soprattutto l'astensionismo crescente, è un segnale che ben evidenzia un allontanamento del cittadino dalla politica. E se il cittadino si allontana dalla politica, vuol dire che delle motivazioni anche ci sono. Non bisogna interpretare l'aumento dell'astensionismo come una sorta di distrazione o di disillusione oppure di allontanamento perché ci si trova semplicemente stanchi nei confronti della politica in quanto tale. Ma quando l'astensionismo assume dei numeri di questo tipo così importanti, in realtà l'interpretazione va in una direzione ben diversa, è una espressione diversa di partecipazione politica, nel senso che si porta una sorta di protesta proprio non volendo più partecipare al voto e di fatto non riconoscendo il contesto politico che in questo momento si trova a rappresentare i cittadini. È un segnale importante, lo abbiamo sottolineato a partire addirittura noi qui di Radio Diffusione Europea dalle elezioni amministrative del 2021, quando anche lì l'astensionismo fu altissimo e crescente poi nei mesi successivi. Fenomeno poi non solo italiano, anche in Francia, lo abbiamo ricordato 2 settimane fa in Tunisia si è presentato alle elezioni legislative il 10% degli aventi diritto al voto, quindi stiamo parlando di cose che stanno coinvolgendo il mondo intero e questo aumento dell'astensionismo sta caratterizzando il mondo intero e l'Italia, lo abbiamo visto in modo particolare, proprio a partire da quel 2020. Non che prima l'astensionismo ovviamente non fosse presente, ma non con questi numeri e soprattutto con questo trend in ascesa. Eppure, lo ripetiamo, le valutazioni che vengono fatte mettono da parte, si dice un numero incredibile, un numero importante, eccetera, basta, si dimentica, si mette in un angolo. Anche perché se i cittadini cominciano ad avere nella relazione della politica una disillusione di questo tipo, al punto tale di far sì che il partito dell'astensione stia diventando il partito non solo di maggioranza, ma di enorme maggioranza, perché qui parliamo del 60% per quanto riguarda la Lombardia, del 63% per quanto riguarda il Lazio, di persone che hanno ritenuto di non andare a votare, vuol dire che in questo caso il segnale dovrebbe essere recepito e la politica dovrebbe ovviamente intervenire. Come intervenire? Non portando ovviamente parole rassicuranti, ma con i fatti. Adesso le valutazioni sono tante e si chiede alla politica intera di andare verso un effettivo rinnovamento. Ci vorrebbe, come diceva Gorbaciov negli anni '80, una perestroica, un rinnovamento accompagnato da una glasnost, da una trasparenza effettiva del contesto della politica. Gioire per le percentuali sicuramente per i partiti è importante,
ma si gioisce relativamente, perché quando il numero degli elettori precipita, di fatto quei voti numerici consistenti, quei numeri reali di persone che hanno votato per il partito sono invece calati. Questo è il discorso. E per chi invece ha perso consenso in termini di voti, aggiunto all'astensionismo, significa un disastro. Questa è la realtà delle cose. Mettersi la mano sugli occhi e far finta di non vedere quanto sta accadendo evidenzia solamente un grande errore, anche perché non possiamo dimenticarlo, la politica non è solo partito, ma la politica è un qualche cosa di estremamente ampio che abbraccia l'intera società. La perdita di un consenso di partecipazione implica per i partiti perdere proprio quella funzione e soprattutto quella presenza in un contesto sociale, in un intero territorio. Effettivamente sono considerazioni importanti anche in prospettiva, no? Nel senso che mi sa che c'è un trend che non cambierà tanto facilmente fino a quando non ci sarà una sorta di reset della politica italiana, ma credo che sia anche un qualcosa che abbraccia non solamente l'Italia, ma forse anche tutta l'Europa da questo punto di vista, no? Assolutamente, perché la disillusione e la delusione, l'amarezza che è emersa nei confronti della politica italiana, europea, un po' ovunque è stata tanta. È inutile il 2020 prima, il 2022 con la guerra in Ucraina dopo, di fatto ha portato a una visione, forse chi lo sa, anche a una presa di coscienza delle problematiche che la politica si trova ad avere. Ci sono dei periodi in cui si raggiungono degli apici e poi si va tutto ad esaurire. Probabilmente siamo in una fase di esaurimento e i problemi come sono stati affrontati e le impostazioni che sono state date, perché poi alla fine, sai, se noi pensiamo ai film, no? I film, quelli, soprattutto quelli statunitensi, americani, in cui c'è il momento difficile e c'è il discorso del presidente che invita i cittadini ad essere uniti, ad affrontare il problema, ebbene, lì si vede, come dire, il cuore che si presta alle esigenze del problema e che abbraccia una sorta di fedeltà nei confronti dello Stato. Ebbene, tutto questo fa parte ovviamente dei film. Noi abbiamo visto come la politica abbia affrontato la crisi pandemica con quello che abbiamo vissuto: restrizioni, problemi, situazioni drammatiche, il mondo del lavoro che di fatto è saltato e che ancora oggi sta portando dei problemi a tantissime famiglie che vivono ancora le conseguenze di quello che è successo, e la guerra in Ucraina, un'inflazione che ha raggiunto dei livelli spaventosi, chiedendosi dove tutti si chiedono come mai, perché, che cosa sta succedendo, qual è la logica di tutto questo. Quando noi diciamo no al petrolio russo e ce lo vediamo rientrare in Europa dall'India trasformato in benzina, tanto quello indiano non è russo, insomma delle questioni che veramente lasciano tutti perplessi. Allora, di fronte a situazioni di questo tipo, dove c'è un oggettivo problema nella vita del cittadino, che il suo impoverimento, il cittadino tocca la realtà, gli effetti, i risultati del lavoro di una politica, perché si sta impoverendo, vede le sue tasche vuote. Questo è il problema della nostra situazione, e quindi non c'è da meravigliarsi se poi c'è un allontanamento dal contesto della politica. Se vogliamo, il discorso che noi facevamo ieri riferito a Sanremo, che doveva essere il festival della musica, l'attenzione portata nei confronti della musica ha reso la musica un qualcosa di relativo, quando invece il problema era anche lì una sorta di inserimento di contesti, di politica, di questioni. Alla fine i cittadini che cosa hanno detto, che cosa hanno portato? Che di fronte a tutti i messaggi che possono provenire da qualsiasi direzione, incluse quelli dove dovrebbe essere la musica protagonista, poi alla fine nei confronti della politica il risultato è quello che è. Non dimentichiamo che è stato un test molto importante questo delle elezioni in Lombardia
e nel Lazio, perché sono due regioni ovviamente importanti, numericamente consistenti. E quando ci sono questi test, ebbene, le valutazioni ovviamente sono sempre più estendibili a situazioni, a contesti molto, molto, molto più ampi. E vista la pochezza così, sulla nostra terra, insomma, di questi temi, vuoi che andiamo più verso lo spazio, che forse ci dà qualche sensazione in più, non lo so. Rifugiamoci nello spazio, Graziano, Rifugiamoci. potremmo mandare le nostre trasmissioni direttamente, direttamente da là. Lo spazio ovviamente rappresenta un punto di fondamentale ricerca per il futuro, sia per quanto riguarda gli aspetti squisitamente scientifici, che contemporaneamente però ovviamente gli sviluppi commerciali. Ma per chi guarda a queste situazioni c'è sempre il sogno di viaggiare, di raggiungere orizzonti sempre più lontani. Il mito rappresentato dalla fantascienza, una fantascienza che comincia però ad assumere dei toni sempre più reali, e questi toni reali li sta rappresentando Elon Musk con la sua realtà SpaceX, ormai la chiamiamola astronave, perché il termine più adeguato è questo: non è una capsula, non è un razzo, ma è una vera e propria astronave, spaceship, sta per essere lanciata nello spazio, ovviamente ancora a livello sperimentale. Problemi nella realizzazione di spaceship ce ne sono stati tanti, tantissimi, tant'è vero che lo stesso Musk in previsione al lancio di Starship probabilmente nel mese di marzo ha già messo le mani avanti, dicendo che di fatto il problema potrebbe portare anche a un fallimento. Perché l'ambizione è tanta, l'ambizione è che questa astronave possa decollare dalla Terra, giungere poi nel futuro sulla Luna e atterrare sulla Luna per ritornare sulla Terra ed essere anche riutilizzata, con grandi ambizioni per arrivare anche a portare i primi uomini su Marte. L'ambizione di Starship è quella di rappresentare un veicolo che possa essere usato o riutilizzato, un po' proprio come nei film di fantascienza. Basti pensare a Guerre Stellari, per citarne uno, queste astronavi che viaggiavano come se fossero delle automobili, poi sostanzialmente. Ed è questa l'ambizione, un'ambizione però ovviamente particolarmente difficile da poter concretizzare, da poter realizzare. Ma in ogni caso, se noi teniamo conto che solamente pochi mesi fa la NASA ha dato il via al programma Artemis, è riuscita con strumenti però di vecchia concezione a mandare una sonda in orbita attorno alla Luna per poi tornare sulla Terra. Si ritiene che la missione Artemis 3, quella che dovrebbe effettivamente portare l'uomo nuovamente sul contesto lunare, non sarà portata da mezzi, come dire, della NASA, ma mezzi proprio legati a SpaceX, in particolare la stessa Starship. I tempi sono brevi, perché si parla di Artemis 3 tra un paio d'anni, quando SpaceShip è ancora lì, che deve essere sostanzialmente testata nel modo corretto. Però tutto questo ci riporta a vedere quel passato, quegli anni 60, in cui la corsa allo spazio era effettivamente una corsa e le tappe venivano bruciate molto, molto velocemente. Insomma, questi aspetti legati alla conquista dello spazio compensano, se non altro, la tristezza e la noia delle notizie che ci giungono invece dalla Terra.